Benvenuti cari telespettatori alla 17ª puntata di Un Volto, Una Voce, una trasmissione che parlerà di te e ti farà conoscere in tutto il mondo. Oggi parleremo dell'arte della musica classica, parleremo della magia dell'opera e non solo, avendo in studio come ospite d'onore d'eccellenza Domenica Zamarra, soprano di altissimo livello e grande prestigio a livello internazionale. Domenica Zamarra, artista di origine polacca, cresciuta artisticamente in Italia, nel 2006 vince una borsa di studio dal Conservatorio Statale di Verona. Nel 2007 si laurea con il massimo di voti presso l'Università di Musica di Wrocław, in Polonia. Ha eseguito numerosi masterclass con Alida Ferrarini, Bruno Pola, Enrico De Mori, quest'ultimo molto incisivo nella sua futura crescita personale. Il suo debutto nel mondo dell'opera risale al 2010 con l'opera Bohème di Giacomo Puccini. Nel ruolo di Mimi, diretta dal maestro Enrico De Mori, si fa notare per il suo dinamismo, la versatilità e le qualità vocali. Di lì in poi iniziano i vari tour che la portano a calcare i palchi più rinomati dell'Europa, Stati Uniti, Messico, Argentina, Cina, Corea del Sud e Australia, dove si esibisce in opere complete, concerti da camera, liberistica e festival. Diene di note sono le sue esibizioni alla Carnegie Hall di New York, alla Mostra del Cinema e il Biennale di Venezia, Teatro Olimpico di Vicenza, dove ha interpretato il ruolo di Dori nell'opera Il Tramonto di Coronaros. Esatto. Un grande compositore. Un grande compositore. Al Albert Fisher Hall presso il Lincoln Center di New York, sì. Il Manuel Pons Hall di Città di Messico, al Teatro Verdi di Padova, nell'opera contemporanea La Serva di Padova, nella Sala Accademica del Pontifico, Istituto di Musica Sacra a Roma, a Cracovia durante la Giornata Mondiale della Gioventù con la presenza del Papa, sì. A Chicago nell'oratorio del Christian di J. Haydn, al National Opera Center di New York nell'opera Travagliata, nel ruolo di Violetta e nel Mythos Opera Festival nell'opera Aida di Verdi, presso il Teatro Antico di Taormina. Sì. A Sicilia ha inaugurato la prima edizione del Festival Incanto Barocco al Teatro Mercadante di Altamura con le arie del concerto di San Mercatante, a New York nella Gloria di Vivaldi e alla Sala della Prometeca presso il Campodilio di Roma. Dal 2023 Domenica Zamarra entra a far parte del roster artistico della New York Composer Circle come performing artist. Domenica Zamarra, grandissima artista, soprano a Grazie. Livello internazionale. Io sono molto onorata di averti come ospite qui nel nostro studio di Rete Brescia e onestamente hai una storia, hai uno storico nella tua professionalità, nella tua carriera così lunga che dopo cominciamo piano piano in modo dettagliato Grazie. E tu lo farai ai nostri telespettatori a casa a descrivere come è iniziata la tua carriera certo. artistica e la tua storia, come comincia? Grazie Prego. Di cuore, allora Prego. Grazie per la splendida presentazione, per grande professionalità, grazie. Ti sto seguendo, stai promuovendo l'arte di grande livello, una cosa Con molto tanto preziosa. Onore, grazie di Veramente, cuore. Veramente, una cosa meravigliosa. Allora la storia è nata così che sono nata con questa voce, perché bisogna diciamo dire come tu hai dono per giornalismo, per scrittura, io sono nata con la voce. A casa nostra mio nonno, che è nato nello stesso anno come Giovanni Paolo II, nella stessa città, allora c'è qualche simbologia spirituale secondo me, lui è stato organista e pianista, allora aveva in sua camera pianoforte, l'organo, io sempre dicevo nonno insegnami a suonare pianoforte, è stato mio primo insegnante di pianoforte, io sempre cantavo, dove andavo cantavo. E vedevo una cosa, che quando cantavo, non so, bambini piangevano o erano felici, emozionati, vuol dire che la musica trasmetteva emozioni. Allora ho capito subito da bambina che questa è la mia strada, perché voglio dare attraverso voce emozioni, voglio trasmettere questo famoso catharsis che è interiore, dentro, attraverso emozioni.
Allora ho scelto questa strada, sono andata in scuola di musica, prima in classe di pianoforte, poi classe di canto lirico, perché anche se amo suonare pianoforte, sentivo che canto è la mia vera professione, è strumento vivo, perché è strumento che dà emozioni, proprio strumento vero. Poi sono andata in conservatorio e prima di laurearmi ho vinto borsa di studio in Italia, è stata mia grande fortuna. Perché infatti l'opera è nata in Italia, 1600 a Firenze, c'è grande tradizione, più grandi maestri, più grandi cantanti sono in Italia, più grandi compositori come, esatto, come Vivaldi, grande barocco veneziano, poi abbiamo ovviamente Pergolesi che adoro, abbiamo bel canto italiano, Bellini, Donizetti, Rossini, abbiamo anche Giuseppe Verdi, Verismo, esatto, abbiamo ovviamente Puccini, tutti i più grandi compositori sono nati proprio in Italia, allora il più grande onore per cantante lirico studiare qua in Italia. Sono venuta a Verona, ho studiato in conservatorio, però mia grande fortuna è stata che ho conosciuto grande maestro De Mori, adesso purtroppo mancato, sì, però è stato maestro di Maria Callas, per me uno, esatto, dei più grandi soprani, esatto, è un uomo di grande cuore, lui e suo amore mi hanno accolto come la figlia, diciamo, gratuitamente mi faceva lezioni, perché esatto, io ero come studentessa, diciamo, con borsa di studio, però molto piccola, diciamo, molto piccola, vivevo in maniera molto modesta e maestro è creduto in me, venivo tutti i giorni da loro, mi davano pranzo anche e oltre a questo lezioni di canto gratuitamente, proprio sono grata per sempre che ho trovato questi angeli sulla mia strada. Maestro non era mai contento, urlava, era molto, diciamo, vecchia scuola italiana, diceva, esatto, oh Verdi ha scritto piano, tu hai fatto mezzo forte, eccetera, devi era migliorare molto drastico, ancora. Però ti ha aiutato, sì, mi ha aiutato, ti ha costruita, esatto, esatto, è stato, sono il tuo punto di partenza, esatto, grande scuola nella proprio, professionalità, esatto, sì, sì, grandissimo, perché questi maestri di vecchia scuola italiana sono molto severi, diciamo, non sono mai contenti, non ti dicono come questi giovani direttori di adesso, oh bravissima, stupendo, no? Quando mi diceva abbastanza bene significava oddio, tantissimo, per lui era enorme, non faceva mai complimenti. Esatto. Io uscivo da queste lezioni piangendo, pensavo oddio, non valgo niente, invece dopo mi chiamava, dai vieni fra due giorni c'è concerto, vuol dire che credeva in me, mi voleva, solo che voleva stimolarmi. Ha visto il tuo potenziale, sì, esatto. Sì, sì, ma grandissimo, sono molto commossa perché è un uomo che ha creduto in me, sarò... Avrò sempre nel cuore questo grande maestro. Che belle parole descrivere un maestro così, vero, da parte di un artista professionista di altissimo livello come sei tu. Grazie, oggi, perché, Domenica. Perché abbiamo bisogno di grandi maestri, esatto, proprio. Cosa rappresenta per l'arte per te, cioè la tua arte, l'arte della musica? Perché adesso hai descritto la tua preparazione, un poco riassunto, sì, ovvio, sì, sì. Però questa arte, come dicevi tu, perché io adoro tutti i tipi di arte, la pittura, sì, la scultura, bellissimo, la musica, sì, ma la tua musica, il tuo genere di musica, questa arte, come la descrivi tu? Cosa è per te? Per me, diciamo, devo è tanto dire, amore, questo si tanto vede. Tanto amore, passione, dedizione assoluta, come diciamo, non so, abbiamo preti, missionari che dedicano tutta la vita, esatto, la loro missione spirituale, io dedico tutta la vita il canto, il perché canto, bisogna studiare tutti i giorni o quasi tutti i giorni, esatto, allenare diaframma, studiare tecnica, imparare memoria, repertorio molto vasto perché in diverse lingue, proprio dedizione assoluta, l'amore grande e soprattutto io considero l'opera italiana una regina delle arti perché contiene la musica, drama, contiene libretto, allora esatto, grandi librettisti, poeti hanno spesso lavorato con grandi compositori come ad esempio con Mozart, lavorava esatto, grande Da Ponte, Lorenzo Da Ponte, grande librettista. Poi abbiamo la coreografia, allora c'è anche danza. Assolutamente, c'è esatto, danza, scenografia. C'è sul palcoscenico, esatto, sì, sì, o nei concerti come ti stai esibendo tu su tutti questi palchi scenici straordinari del tutto il mondo. C'è questa coreografia che comunque completa, diciamo, sì, la tua bellezza, la tua, che non sei solo bella come persona, ma la tua, grazie, bellezza che emani, la tua luce con la tua voce che espandi, diciamo, ai telespettatori, al pubblico presente, grazie, ma anche ai telespettatori a casa che ti, grazie, seguono. Grazie, importante, infatti coreografia, esatto, allora questi grandissimi ballerini, spesso balletto, spesso scenografie stupende, esatto, costumi storici molto belli. Molto belli. Allora c'è un sacco di gente, grandi artisti che lavorano, sia costumisti che make-upisti, che
librettisti, regista, esatto, ovviamente direttore d'orchestra, orchestrali, ovviamente ogni strumento ha sua importanza. Allora c'è grande organico che lavora insieme dietro le quinte, che sì, è un, esatto, come dico sempre, un grande una grande organizzazione per, sì, creare lo spettacolo che noi vediamo poi finito, diciamo, sì, in sul, esatto, sì, però c'è grande lavoro, anche sarte che creano vestiti a mano, sì, veramente, esatto, c'è grandissimo lavoro, perché infatti, come hai detto tu, non tutti si vede, certi, no, sono dietro le quinte, però infatti li, esatto, fa onore, perché sono anche persone... le vostre prove, che non sono, diciamo, non sono semplici, comunque mettere insieme lo spettacolo, certo, il, certo, tuo canto insieme alla coreografia del ballo, sì, e tutto lo spettacolo in sé, certo, che necessita, con l'orchestra, con regia, esatto, e questa facciamo complimenti, come dicevi tu, ai grandi sceneggiatori, produttori, sì, e sì, ovvio, sì, a chi organizza, sì, bravissimi, esatto, bravissime persone, e poi sono tempi così veloci, frenetici, che sempre c'è meno tempo per le prove, esatto, veramente. Esatto. In questi anni hai viaggiato molto per la tua professione, stai viaggiando comunque, sì, molto. Sì, sì. Ti sei esibita in tantissimi paesi e continenti del mondo. Quali sono le differenze che hai riscontrato? Hai riscontrato, diciamo, delle differenze in questi paesi? Ci sono state? Sì, 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 questa, prego, domanda è interessante, perché, diciamo, viaggiando molto si incontra diverse culture, diverse persone, diverse nazionalità, diverse religioni, e questo è molto interessante, perché sì, ogni mondo ha sua particolarità, sue credenze. Sono stata in America molte volte, proprio in America tutto alla grande, loro sono grandi, diciamo, organizzare tutto, grande organizzazione, tutto proprio, grande teatri, grande pubblico, grande entusiasmo, e questo è bellissimo. In Italia invece ci sono teatri più piccoli di tradizione, oppure sale da concerti più piccoli, però c'è grande l'amore per la musica, c'è pubblico che segue moltissimo. In Italia c'è pubblico, diciamo, specialmente di certa età, che conosce tutta opera a memoria, una cosa incredibile, solo in Italia succede, una cosa, sì, bellissima, tutto libretto, non so, opera che dura tre ore o due, c'è certo pubblico che conosce a memoria, proprio incredibile, per noi pericoloso, per non sbagliare qualcosa. Esatto, perché può, sì, succedere, sì, sì, assolutamente, perché, sì, 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 come tutti i spettacoli, come tutte le esibizioni così importanti, possono avere in diretta, perché sono in diretta, sì, 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 è vero, esatto, può succedere, diciamo, dei piccoli imprevisti, chiamiamoli, è vero, così, sempre può succedere. Adesso sono stata anche in Sudafrica la prima volta, sì, è veramente una bellissima sorpresa, perché ho visto, sì, pubblico che ama moltissimo l'opera italiana. Volevo chiederti come sei trovata. Bellissimo, bellissimo, perché, infatti, esatto, è la prima volta che vai, la prima volta che vai in Sudafrica. Bellissima cosa, grandi cantanti, veramente grandissimo livello, perché tanti, bello, hanno studiato anche in Italia. Bravissima pianista, grande organizzazione, bel teatro, non mi aspettavo, proprio stupenda organizzazione, l'amore per l'opera italiana, esatto, che c'è pubblico che proprio conosce l'opera italiana, tanti italiani hanno viene migrato, viene molto apprezzata anche, come dicevi, molto, tu, molto, nel proprio mondo, sia Pretoria, Johannesburg, sono proprio città che sono molto ben sviluppate per la cultura, spero di tornare. Saluto il signor François, grande organizzatore, anche grazie per questo amore per l'opera. Esatto, che bello. Hai ottenuto numerosissimi premi, riconoscimenti e onorificenza a livello nazionale ed internazionale, tra cui il premio Cartagine a Roma, il premio Fontane di Roma in Vaticano, e vieni menzionata addirittura in due enciclopedie, Polski Music Switchi, autore, qua mi aiuterai tu, tranquilla, sì. Zbigniew Andrzejew Żuławski, Żuławski, e a Varsavia, esatto, sì, e sì, poi in un'altra enciclopedia, sempre in Polonia, Dziewiętnasta Polonia Zwiata. Ah, sì, sì, sì. Ah, sono riuscita, Gigi, a dirlo. Bravissima, Gigi, sì, sì, bravissima. Esatto, che significa, ti hanno chiamata addirittura l'ambasciatrice della Polonia, c'è, sono proprio onorata, sei veramente ambasciatrice, esatto, e a Cracovia, questo l'hai ottenuto, sì, a Cracovia. Sì, questa a Cracovia, sì, sì. Poi il premio Kobiety, di nuovo lì in polacco, io cerco, sì, sì, di, sì, dirlo, mi aiuterai, bravissima, tu. No, benissimo, Kobiety, Charles Madzisnes. Sì, sì, se magari traduco in italiano, esatto, tipo donna carismatica, danno, esatto, ogni anno questi premi per donne carismatiche. Brava, che volevo chiedere per l'arte, il per giornalismo, per bravissima, varie cose. Sì, sì, sì. Parliamo grazie, di preparazione, grazie, bravissima, mille. Queste
Questi sono, noi abbiamo qua in studio sul tavolo, ti ho detto di portare, tu hai tantissimi, sì, tantissimi, tantissimi, voglio dire che lei ha, non lo so se hai una trentina, una quarantina, cioè io qua ce l'ho il suo curriculum, poi dopo qualche grazie cosa divulgherò, diciamo, in diretta ai telespettatori. Grazie, grazie. Qua tu hai portato solo due e la tua sì medaglia, che poi mi racconterai, sì, 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 certo, quello certo che ce la tieni proprio al cuore. Certo. E voglio dire, specificare ai nostri telespettatori che questi premi e fatto che sei menzionata in queste grandissime enciclopedie importantissime sono, parliamo dei straordinari musicisti polacchi nel mondo, e queste enciclopedie fanno parte del patrimonio della diaspora polacca nel mondo, sì, cioè voglio dire che questi sono dei valori, di nuovo complimenti veramente, grazie, di cuore, grazie, perché sono dei valori non solo di un renome, di un premio e il titolo, no, sì, sì, c'è proprio il significato e fatto che è stato creato di queste grande, grande personalità che assolutamente portano l'onore a Polonia, portano, grazie, onore a te, che la tua origine, e portano anche all'Italia, perché ormai tu sei adesso adottata, sì, sì, di Italia, come diciamo, te, infatti, esatto, la un po' patria, come me, è diventata patria da tanti anni la nostra patria, la nostra, esatto, patria, e con tutto orgoglio portiamo, diciamo, il nostro piccolo contributo, io, certo, dico sempre, certo, nel mondo e non solo. Certo, promuoviamo come possiamo l'Italia, esatto, paese più bello nel mondo, esatto, secondo me. Esatto, da poco hai fatto il tuo debutto nella Carnegie Hall di New York, e con, sì, la Silver, che per me è stata un'emozione solo, grazie, sentirti e vederti, grazie che mi hai seguito in quel posto lì, cantare davanti a così tantissima gente che ti hanno applaudito e ti hanno apprezzata per, grazie, quello che sei, Domenica, perché tu sei questa, hai un valore veramente, sei molto umile. Grazie. Io ti apprezzo perché non come tanti artisti rimangono umili, ma tu sei sempre umile. Grazie. E sei molto devota, diciamo, al tuo amore di questo. Bisogna arte, sempre, esatto, di più, migliorare sempre una e so strada. E so che non la fai solo per te, ma la fai per tutti quelli che ti sentono e ti seguono, perché, sì, dedicare la tua vita come lo stai facendo, sì, tu, rinunciare alla tua vita personale, mm-hmm, addirittura, sì, sì, essere sempre in viaggio in questo, in tutti questi posti del mondo, in tutti i continenti, perché, sì, sei praticamente stata in tutti i continenti, sì, sì, non è semplice. Non è semplice, non perché è semplice. Una volta ad esempio sono attualmente tornata da questo Carnegie Hall da New York, sono arrivata a casa il giorno stesso, esatto. E poi dovevo, giorno dopo sono ripartita per Africa, allora esatto, altro continente, altra proprio, altra strefa, diciamo, sì sì. Cioè vai di orari, da un posto di tutto all'altro. Cioè esatto, sempre, esatto, sì sì, una pazzia. Intanto, esatto, organismo, intanto veramente giuro che mi sveglio e non so dove sono, penso, oddio, America, Africa, dove sono? Cioè, ogni tanto è così. Però diciamo che nel momento quando tu canti, sì, e ti trovi in tuo habitat, nel mm-hmm, canto, sì, e basta, lì puoi essere in qualsiasi parte del mondo, è vero, importante vero esibirti e dare emozioni, esatto, al pubblico. Tu hai dato e dai delle vere emozioni, e voglio chiedere anche delle tue emozioni quando tu canti sul palcoscenico, come sono? Come, infatti, si manifestano? È bellissima cosa, una grande, è catarsis. Non so, quando entro sul palcoscenico, intanto apro la bocca, sì, e mi sembra ogni tanto che non canto io, mi sembra che mi aiutano gli angeli, io credo in queste cose spirituali e sento che mi aiutano, che cantano con che me. Bello. Perché vedo spesso che pubblico o piange, ad esempio, non so, una volta è venuto da me un signore, mi ricordo, anziano, dopo concerto, dove era a Messico, ha detto, sì, grazie a lei sono stata oggi in cielo, e queste sono più belle cose, che gente ha sentito qualcosa di bello, perché la vita è molto difficile attualmente, dopo Covid abbiamo tante, esatto, problematiche, guerre, problematiche, però, esatto, attraverso l'arte dobbiamo dare proprio, trasmettere un bel messaggio positivo, di buona sinergia, di empatia, di pace. Allora io sono felice che, non so, pubblico che viene a concerti, queste due orette è felice, sì, dimentica di propri problemi, esatto, e questo è molto importante, esatto, e dopo magari tornano a casa più arricchiti di bella musica, con tanta più speranza, sì, diciamo, anche speranza, infatti, pieni questo di, è bello, esatto, pieni di gioia, pieni, questo è importante, di sentimenti che purtroppo, bravissimo, come dici tu, sì, non si trovano sempre, non li percepiamo neanche, sì, neanche noi, diciamo, sì. Allora
cerchiamo di accogliere questi momenti, come sì. dici tu, queste due ore nel tuo caso, nella tua esibizione, sì. di percepire quella positività di quale tutti noi abbiamo bisogno. Bravissima. Quella luce positiva. Certo, certo. Esatto. Sì, sì. Il tuo ampio repertorio spazia dal barocco al contemporaneo, perché sì. qua andiamo un po' sul discorso anche della professionalità, della tua vera professione. Come dicevo, con una professione al repertorio mozartiano, come dicevi tu mi prima, piace molto Mozart, adoro Mozart. Bel cantistico sì. e contemporaneo, sì. perché poi ci sono tanti, come tu hai studiato ovvio il tuo. Sì, sì, tante estetiche musicali. Sono tante estetiche, esatto, musicali sì, sì, anche sì, sì. nel questo ambiente. Certo, certo. Canti in diverse lingue, canti in italiano, polacco, inglese, francese, tedesco, russo, ceco, slovacco e latino. Sì, sì, sì. Voglio dire, non è una, due, tre lingue, sono tantissime. Uh-huh. Come riesci a fare le tue preparazioni dei tuoi canti? Come riesci a... Perché non è semplice. Sì, bisogna studiare, diciamo. Sono tantissime lingue, sì, bisogna, sono tante. Bisogna tanto studiare. Esatto. Però diciamo... la musicalità aiuta molto. Io ammiro molti attori che devono imparare queste lingue nel parlato proprio. Questo esatto. è veramente da ammirare. Invece noi con questa bella melodia sì. Con musicalità, io ce l'ho mia metodologia dello studio. Prima studio la melodia, ritmo, e poi questo testo metto dentro su questo fraseggio musicale. Allora diventa automatico, mi entra subito nella testa attraverso la musica proprio. Esatto. Perché se dovessi cantare solo, cioè, recitare testi parlati sarebbe molto più difficile. Invece esatto. la musica ti aiuta. Intanto mi preoccupo perché sono pochissimi, c'è poco tempo di imparare tutta l'opera che dura 300 pagine. Magari. Volevo dirti, sono una settimana lunghe, o due settimane. Non poco parliamo niente. Di esatto di un solo brano, parliamo infatti, proprio di tutta l'opera. Poi esatto. il linguaggio è antico, arcaico, perché non è italiano, diciamo, usato adesso. Italiano esatto. un po' alla latino, non so, ad esempio c'è parola sacrificio che lì usato sacrificio eccetera sì, un sì. po' latinizzato sia da Verdi che da Puccini che da altri compositori esatto. Il linguaggio molto particolare pieno di metafore che spesso anche quando chiedo agli italiani se possono tradurmi perché certe parole esatto. non conosco non sanno neanche loro perché esatto. linguaggio poetico arcaico metaforico però grazie a questo cerchiamo di educare anche diciamo giovani di ascoltare esatto. questa poesia anche per me è un arricchimento ogni esatto. volta perché sempre scopro qualche parola che non conoscevo qualche parola poetica però comunque però... interpretare in così tante lingue stavo dicendo è difficile bisogna studiare diciamo studiare diciamo, tanto regolarmente esatto. studiare e quella volevo sottolineare studiare sì, perché tantissimo. Preparare sì, sì, ci vuole un'opera studio. Ci vuole tanto studio quante ore più o meno ti impegna, oddio, diciamo infatti, così dipende, del perché, solito. Cioè, perché quando sono in tournée, dopo lì faccio solo le prove con orchestra, con pianista, sì. e da sola non, diciamo, ripasso solo mentalmente. Però adesso, ad esempio, quando sono tornata da tournée da sì. America, sono stata, diciamo, a casa tutti i giorni, 8 ore al giorno studiavo. Cioè. Intanto mi scoppiava già la testa, stavo pazza, perché musica è difficile, perché sto studiando adesso per Vienna, esatto. che è un concerto difficile, e sto studiando anche per America. In che lingue adesso ti stai preparando? Diverse. Diverse ad esempio lingue. In America canterò in tedesco, in inglese, italiano, latino. Wow. 4 lingue, invece a Vienna, Vienna soprattutto in italiano, esatto. più faremo premiera mondiale di brano nuovo, inedito, sì. di maestro Bedetti, Tiziano Bedetti di Conservatorio sì. di Adria che ha scritto per me bellissima aria. Cioè questa è proprio in assoluto, in assoluto diciamo in premiera mondiale dobbiamo avere assolutamente sì, sì, sì. La tua registrazione volentieri, purtroppo volentieri. Non riusciamo a venire certo, proprio certo, seguiti sarebbe dal bello vivo, averli a Vienna e lo so però sarei felice sai, averti esatto. magari un giorno dai vieni magari al mio concerto un giorno, come ospite d'onore sarei felicissima ti ringrazio di averti di cuore veramente sarei molto onorata assolutamente grazie, sentirti grazie. Anche grazie. Proprio lì da vicino qua quando sei in Italia sicuramente vero sì sì però lì andare in America o in altri stati faccio un po' fatica chissà, perché chissà magari però una volta di porta andiamo non si sa mai andiamo. Esatto
poi stavo dicendo che tu porti avanti da tantissimi anni un tuo progetto. Sì. Dei concerti da camera con ari da concerto di Vincenzo Bellini, sì, e i leader di Frédéric Chopin, sì, due compositori uniti da una profonda amicizia di collaborazione. Sì, 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 una grande, esatto. Grazie per questa bellissima domanda, perché io amo profondamente questi due compositori. Esatto. Grande nostro polacco Chopin, esatto, compositore che rappresenta il romanticismo polacco. Chi non ha sentito le loro canzoni, anche bellissimo, uno che diciamo non segue tantissimo, sì, musica classica, però assolutamente i loro brani penso che li ascoltiamo volentieri tutti, sì, perché sono indimenticabili. Sì. E veramente ti commuovono, esatto. Sì, c'è grande sentimento, perché esatto, è un uomo che ha vissuto poco, diciamo, Chopin, sì, è emigrato molto presto, quando esatto, aveva, mi sembra, 26-27 anni, esatto, doveva andare dalla Polonia perché la situazione era molto difficile, esatto, sono state varie rivoluzioni, guerra, allora prima è andato a, esatto, dove? A Vienna, però a Vienna hanno detto, oh no, la musica non vale così tanto per essere stampata, incredibile, ecco, che non hanno apprezzato genio. Invece dopo è andato a Parigi, lì è stato più fortunato, lì è stato scoperto, scoperto esatto, da grande pianista compositore Liszt, che è esatto, stato proprio grande pianista ungherese, che era riconosciuto molto su salotti di varie contesse, eccetera, perché sì, a volte si suonava proprio, sì, musicisti facevano concerti su salotti, proprio erano apprezzati di aristocrazia proprio. Aristocrazia esatto, era fortunata, aveva proprio questi grandi... E poi con il tempo è stato apprezzato anche di più, amato, sì, dal piccolo al più grande, cioè veramente esatto, anche ad oggi sì, ascoltiamo con tanto, come dicevi tu, con tanta emozione, sì, grandissimo, i loro brani. Infatti, esatto, perché noi abbiamo inciso proprio disco con maestro Franco Moro, maestro che padovano, bello, abbiamo rappresentato all'Accademia Teatro della Scala, qua abbiamo fatto questo diploma. Cioè, infatti questa è una delle esatto, sì, sì, una di queste, sì, proprio del Teatro della Scala. Scala, sì, sì, abbiamo rappresentato, cioè, tutto disco, esatto, di che Chopin, bello. E finora si trova questo CD proprio in biblioteca del Teatro alla Scala, per che me bello, questo è una cosa molto, grande orgoglio che proprio Teatro alla Scala ce l'ha questo disco. Prossima volta porterò, perché non ce l'ho neanche uno, sì, più a casa, sì, perché io ti ho detto portaci portato... qua, sì, ho detto, sì, sono tantissimi e non posso portarli tutti, allora almeno simbolico, simbolico, diciamo, quelli sì, quelli sì, che tieni un po', è vero, un sì, po' sì, di sì, più, sì, sì, molto bello. E poi, anche Bellini, esatto, amo questo compositore di Catania, Sicilia mi è molto cara perché nato lì, grande Bellini, grande compositore, c'è tradizione, pubblico molto educato proprio, vedo che quando vado in Sicilia, esatto, pubblico ama l'opera, la cultura, l'apprezzano, l'apprezzano moltissimo, veramente, grandi signori, molto... grande, veramente grande, tanti intellettuali ho trovato in Sicilia, poi terra meravigliosa perché c'è teatro più bello nel mondo secondo me, Anfiteatro Greco si chiama, Taormina, sì, dove ha cantato Aida, acustica stupenda perché sei proprio sulla collina e hai vista mare, una cosa meravigliosa, il paesaggio ancora straordinario. Infatti quando ho cantato Aida avevamo anche la luna piena, allora scenografia naturale, c'è la magia, esatto, una magia, è rimasto nel cuore proprio, l'hai detto sempre, giusto, la magia, adesso la magia, parliamo della magia della tua voce. Grazie. La voce è uno strumento vivo, come riesci a tenerlo in forma? Come ti stai allenando la tua voce? Dai, diciamo che vogliamo, sì, sapere un po' dei tuoi qualche segreti. Qualche consiglio, sì, sì. Quali sono i tuoi metodi che usi per mantenerla? Sì. E dammi una tua definizione della tecnica vocale, perché ah, questo okay, è importante. Molto, molto importante, importante, sì, sì, tecnica fondamentale. Diciamo, sicuramente sano stile di vita è importantissimo. Ovviamente niente alcol, sigarette, queste cose no, perché rovinano accordi vocali. Devo stare anche attenta quando bevo l'acqua, l'acqua non troppo fredda, non troppo calda, diciamo, temperatura ambiente. Proprio... Tutti ridono sempre quando vado in ristorante, prendo sempre l'acqua a temperatura ambiente. Ambiente, un po' come me. Certo, infatti, anche tu lavori molto con esatto, la voce, hai bella voce nel tanto, parlato, esatto, infatti, questo sì, aiuta. L'acqua non gasata, perché anche gasata non fa bene. Poi bisogna fare esercizi per diaframma, ad esempio io faccio, sì, quando mi sveglio faccio passeggiate per riscaldare il diaframma, sì. Poi io abito adesso a Bergamo, allora da Bergamo Bassa vado anche spesso a fare passeggiate Bergamo verso Alta. Bergamo Alta, si ah, allena molto bene il diaframma, diciamo camminando lavora tutto lì, diaframma, poi faccio molto volentieri Pilates, ad esempio Pilates è una, sì, ginnastica che è basata su respirazione, certi usano yoga, cioè per me yoga
è troppo statica, mi piace il movimento più dinamico, che mi risveglia di più il corpo. Il diaframma veramente lavora molto bene. Poi ci sono vari esercizi, tipo non so, mettersi i libri lì, respirare, proprio allenare questa diaframma. Sulla pancia proprio, con i libri pesanti. Sapevo, per le modelle che mettono i libri sopra la testa per camminare. Per camminare, infatti. Tu metti i libri pesanti sul diaframma. Sulla diaframma. Sulla diaframma distesa, ad esempio respiro. Sto in apnea, ad esempio, non so, 10 secondi e poi di nuovo, così alleno questi muscoli qua. Che mi lavorano bene. Praticamente, guarda che scopriamo nuovi metodi. Sì, molto importante, diciamo. Molto importante, esatto. Sì, perché io canto tante ore al giorno. Esatto. Allora senza uso diaframmatico avrei problemi magari con cordi vocali, invece non ho mai avuto problemi. Allora tecnica vocale che mi hai chiesto è molto molto importante. Molto importante. Confermo, hai ragione, molto importante. Molto importante, fondamentale. Fondamentale, sì, sì, sì. Esatto. Tecnica di bel canto, filosofia di tecnica belcantistica dice massimo effetto, minimo sforzo. Ecco. E questo minimo sforzo otteniamo attraverso corretto uso di diaframma. Proprio. Dobbiamo sostenere il suono sul diaframma, esatto. La nostra voce sul diaframma, poi la laringe deve scendere giù. Allora come sensazione di sbadiglio dobbiamo avere spazio qua dentro. Poi usiamo anche resonanze di testa qua, questa nostra zona microfono, perché spesso cantiamo senza microfono, dobbiamo avere questa potenza vocale, la voce deve girare fino all'ultima fila. Esatto, perché è una potenza, deve essere potenza, sì, vocale. Come te, come un soprano, cioè, sappiamo tutti ci chiediamo come lo fa. Come riesce a fare? Diaframma, risonanza, tutte le tecniche. Però c'è una, noi parliamo adesso studio, diciamo, riassunto in due frasi, però sì, c'è certo. tanto studio, infinito proprio. Esatto, come dici tu, tantissime ore di ripetizione, di esercizio, di allenamento. Bravissimo. Esatto, io volevo dire anche questo messaggio ai giovani, perché adesso spesso vedo che i giovani vogliono arrivare a carriera veloce, senza sacrifici, attraverso talent show. La strada non è quella. Non la è strada, così, esatto. La strada è solo unica strada, grande sacrificio, esatto. Grande studio, allenamento continuo, perché questa carriera lampo, talent show, non dura tanto, non è, se e volete, c'è passeggera, c'è proprio, esatto, diciamo, se che volete, è una cosa, è vero. Se volete costruire cosa solida, vera, dovete studiare, non c'è altro metodo. Studiare, brava. studiare. Grande tenore italiano Beniamino Gigli diceva sempre voce, studio. Che bello. Senza lo studio non si va da nessuna parte. Ma è la verità. È la verità. Dicono grandi tenori italiani, veramente, che hanno creato la storia dell'opera italiana. Esatto. Bisogna studiare, questo unico metodo, fare sacrifici. Altro consiglio, crederci. Crederci nei nostri sogni e realizzarli, piano. Sognandolo, anche passo io sono per d'accordo. Passo, bravissima. Esatto, che prima o poi i risultati arrivano. Arrivano sempre, con la grande lavoro. La determinazione, certo, determinazione, impegno, tanto impegno, ma anche sacrifici. Anche sacrifici. Assolutamente, in tutti i lavori, se non c'è il sacrificio non si può arrivare a un certo livello, esatto, nello a una sport, certa giornalismo, esperienza, in tutti i settori. Sì, esatto. Sì, sì. Come hai maturato l'idea di diventare cantante? Cioè io questa, all'inizio tu hai raccontato un pochettino veloce la tua storia, sì. Ma proprio così un assaggino, diciamo, come cantante, come soprano, perché qua parliamo direttamente, diciamo, profondamente del tuo cantare come interpretazione, come soprano. Come hai pensato di scegliere, quando tu hai detto io scelgo di cantare in questo metodo? Uh-huh. Come sia successo? È nato proprio spontaneamente. Così, perché a casa nostra si ascoltava l'opera, il nonno suonava Chopin, esatto, ad esempio. Allora per me era naturale ascoltare l'opera. Però comunque era strano, perché diciamo bambine di solito cantavano canzoncine pop o qualcosa così. Però mi piaceva proprio, non so, impostare già la voce, cantare queste cose grosse, piene, subito, monumentali. Mi sentiva. È stato amore a prima vista. A prima vista, sì. Poi sono andata in scuola di musica. Esatto. Prima pianoforte, poi canto lirico. La mia grande maestra, che era, diciamo, star di operetta polacca, sì, è professoressa Zelejewska, mia prima maestra, ho detto, sì, guarda, hai bella voce, proprio soprano drammatico, devi cantare lirica. E grazie a lei ho scoperto proprio l'opera, l'operetta, questo genere. Ho cominciato a approfondire vari compositori proprio di questo stile. Che bello, molto bello.
E volevo farti ancora delle, ho tante domande da farti. Allora, dammi una tua definizione dei requisiti necessari a un cantante completo nel tuo, nel tuo ambiente, ovvio. E se hai un modello tra i cantanti del passato che ti ha non solo ti ha ispirato, però che hai amato, che ami ancora, certo, che ce l'hai nel cuore. Assolutamente. So che sono tanti forse, però sì, tanti. Uno in modo particolare. Certo, certo. Allora, cioè, la prima domanda, il cantante lirico, allora, deve essere la voce, senza voce non si può costruire nulla, diciamo. Se non c'è materiale, diciamo, per, come per la scultura, non si può creare niente. Allora, deve essere questo dono divino dal cielo. Esatto. E poi grandissimo lavoro, bisogna essere grandi lavoratori, per, non è professione per pigri, diciamo. Chi non ha voglia di fare, studiare, non farà mai nulla. Come anche nella tua professione, bisogna studiare sempre, imparare. Studiare, imparare e perseverare, perché se ti fermi e dici ok, mi accontento, che devo fermarmi, sono abbastanza, non siamo mai. Assolutamente, io lo dico sempre che sono molto naturale, lo dico anche che se può, si può sbagliare, però senza sbagliare non puoi imparare, non puoi perfezionarti. Una strada di crescita continua, che non è tanto. Anche io come te, i spunti, diciamo, esempi dai più bravi, dai più professionisti. Certo. Li ammiro tantissimo, esattamente come te, nel tuo ambiente, diciamo. Esatto. Amo molto, come cantanti, amo moltissimo Maria Callas, ovviamente, il mio grande esempio, grandissima voce, grande donna. Penso che anche per uno che non canta, Sì, grande, grande emozione. So che presto uscirà anche film sulla biografia, mi sembra, con Angelina Jolie. Volentieri guarderò, ho letto tanti libri di sua biografia, comunque è vicina perché ha vissuto a Verona. Infatti è vicina a Maestro De Mori, la conosceva, ho tante persone che conosco a Verona che hanno conosciuto personalmente Maria Callas, suo ex marito Meneghini, che è stato suo grande, diciamo, primo amore, grande anche manager, creduto in lei. Infatti dopo purtroppo l'ho lasciato per questo Onassis che l'ha rovinata, mi dispiace, non posso giudicare, però purtroppo da lì non ha cantato più, purtroppo è stato peccato distruzione per lei. Era un fenomeno. Stata anche adesso grandissima, è stato un fenomeno della musica lirica e non solo, proprio, grande come voce, personalità grandissima, anche come personalità, è stata grandissima, e nella storia, diciamo, della musica sarà per sempre assolutamente. Amo anche ovviamente Tebaldi, grandissima, amo Mirella Freni, che purtroppo è mancata, l'ultima grandissima cantante secondo me, di Modena, è stata amica di Pavarotti, hanno cantato insieme tanto. Sono queste voci che mi piacciono molto, specialmente voci italiane, proprio di bel canto italiano. Sono entrate nel cuore e sono rimaste. Sì, grande ispirazione, sicuramente li seguo, grandissimi. Qual è il tuo approccio interpretativo nel preparare un ruolo? Hai già detto tu qualcosa, però voglio un po' più dettagliato. Sì. Sei soddisfatta delle tue esibizioni sui grandi palchi scenici del mondo? C'è un sogno nel cassetto riguardante uno spettacolo in cui vorresti cantare? Quale opera? Con quale colleghi? So che sono tante domande. Tante però cose non importanti. Non so così tante domande preparate per te, però ho detto ti li faccio un blocco che così mi bravissima, rispondi. Bravissima, grazie. Che preparazione. Esatto. Grazie. Prego. Allora, approccio, diciamo, ogni volta diversa, perché io prima guardo il libretto, cerco di studiare personaggio, perché intanto c'è personaggio drammatico come, non so, Mimì nella Bohème, che purtroppo è personaggio che è malato, che muore, che ha grandi sentimenti, amori, eccetera. Oppure c'è ogni tanto personaggio buffo come, non so, Serpina nell'opera La serva padrona, che è una ragazzetta che sta manipolando un vecchio padrone e diventerà sua moglie, proprietaria di tutto. Allora sono personaggi diversi. Prima studio libretti, cerco di entrare nel personaggio, praticamente, psicologicamente, cerco di unirmi con lei. E dopo non sono più Dominica, sono, cioè, ad esempio, Serpina, Violetta. Adesso ho fatto Flora nella Traviata. Allora, ogni personaggio che interpreto, diciamo, influisce anche nella mia vita proprio. Se canto opera più buffa, più allegra, la mia vita diventa più allegra. Se studio personaggio un po' drammatico, triste, veramente mi sento triste dentro, anche incredibile, ma influisce veramente. Difficile staccarsi. Ti trasponi proprio nel ruolo del personaggio. Difficile staccare dopo. Ad esempio, adesso questi giorni studiavo questi compositori americani, molto pesanti, tutto molto drammatico, molto, oddio, che pesante. Uscivo da casa perché, non so, facevo così, che studiavo 3 ore.
Dopo uscivo a farmi passeggiata, mi sentivo così appesantito, sentivo senza, quasi dolore fisico. Senza energia, diciamo. Sì, sì, quasi mi mangiava tutta l'energia. Sì, mi mangiava questa musica così drammatica, perché entravo dentro proprio e mi facevo, esatto, non so, quasi i piedi mi facevano male, tutto, tutto mi girava la testa, dovevo uscire a staccare. Non è facile. E poi riprendevo di nuovo, non mi sentivo come... È difficile proprio. Come la guerra, come, esatto, persona che è tornata dalla guerra, veramente. Pochi possono crederci così. Come attori dei film, perché tu, sì, sì, non sei proprio una cantante, sì, canti, ti fermi lì e basta, no. Sì, devi hai interpretare. Ruoli da interpretare, esatto, i personaggi da interpretare. Esatto, sei, sì, attore su palcoscenico. Devi essere attore anche, sì, incredibile. Hai due ruoli, cioè, sì, non solo di cantante, esatto, ma anche l'attore. L'attore è importantissimo, dare, trasmettere emozioni. È molto importante, esatto. Sì. E tu lo fai, perché noi qua, nei nostri materiali, nei nostri montaggi che facciamo vedere, tu hai sempre un assaggino, lo dico io, perché tu hai un repertorio così enorme, così valgo, così una cosa inimmaginabile, perché se io ho anche il tuo curriculum qua, tu non lo sai, ma io l'ho stampato il tuo curriculum. Grazie, l'ho preso, ma che professionalità. E poi dopo spunterò due o tre cose, se riesco. Proprio due o tre punti, diciamo, di tutti quegli elenchi, che è una cosa straordinaria quello che hai realizzato, quello che stai realizzando. Grazie, Domenica. Ma che preparazione, grazie, no, una cosa rara. Quello cosa... sei te, io cerco, provo. Bravissima. Nel mio piccolo di creare una storia sui personaggi come bravissima, te, importantissimi, sono... i miei ospiti di onore e di eccellenza, perché per me tutti siete d'onore e di eccellenza. Grazie. Perché siete qui a raccontare uno storico di una vita. Grazie. Non è che si può raccontare, lo dico sempre, in un'ora, sì, non, sì, è possibile, vero. Però cerco di riassumere, sì, i punti, sono molto importanti. Felice di essere qua, veramente, anche, mi hai dato anche noi bellissima energia, esatto, poi per me bel stacco, perché altrimenti stavo a casa, oggi studiavo, poi vado a fare le prove, però bellissimo essere qua. Adesso sarai più carica, sono più carica, già mi sento meglio per i tuoi futuri concerti. È vero, mi sento proprio, esatto, sì, molto positiva, grazie, sento, mi io fa molto piacere, percepisco. Una parte della tua vita è dedicata all'arte, diciamo tre quarti della tua vita è dedicata, sì, all'arte. Sicuramente sì. Come mai hai fatto questa scelta e perché? E come vivi tu il tuo grande successo? Perché adesso lavoro, studio, sacrifici, ma anche successo. Come lo vivi? Come lo... Tu come ti la senti? Ci puoi dire? Sì, sì, sono molto felice. Ad esempio adesso questo Carnegie Hall a New York era mio sogno da sempre. Veramente per due mesi prima di salire su questo palcoscenico, non so, tutti i giorni vivevo, pregavo proprio, chiedevo a Giovanni Paolo II di aiutarmi, di darmi la voce in questo giorno, studiavo tantissimo tutti i giorni e pensavo, anche se facevo altri concerti contemporaneamente, nella mia testa c'era sempre, girava Carnegie Hall, oddio, mi immaginavo su questo palcoscenico con questa orchestra, con questo direttore d'orchestra, perché su questo palcoscenico salita grande Maria Callas, ecco, è stato grande, io ho avuto camerino dove è stato proprio Dvořák, grande compositore ceco, e sua musica, diciamo, si chiama Sinfonia di Nuovo Mondo, sì, sua premiera ha avuto proprio a Carnegie Hall a New York con grande successo. Allora tutti i più grandi, sia compositori che artisti come Maria Callas, Pavarotti, hanno fatto concerti lì, per me è stato grande sogno. Sinceramente non riuscivo a dormire, giornate prima di questo concerto non riuscivo a dormire, dovevo prendermi la melatonina per addormentarmi, perché troppe ci pensavo, emozioni, analizzavo così tanto, troppe, sì, emozioni, sì, poi, esatto, io sono molto critica per me stessa e pensavo, oddio, magari non canterò così bene come vorrei, vorrei sempre di più, non sono mai contenta, sono una cosa terribile, sono il peggiore nemico di è me stessa. È questo che ti ha portato ad avere questo successo, perché devi essere anche perfezionista. Sono perfezionista, non sono mai contenta. Se vuoi avere un successo di un certo livello, di un, sì, certo spessore come tuo, sì, e come in genere tutti questi grandi artisti, e diciamo in tutti i settori, come dicevamo prima, cioè devi essere anche un po' perfezionista, devi. Perché se non ci sono le perfezioni non arriverai mai, ti accontenterai. Ti accontenti, sì, sì, e rimani a quel livello lì, esatto. Se tu vuoi essere più vuoi arrivare ai traguardi più importanti, sì, sempre, devi essere molto più perfezionista, sì, sì, esatto. Non sono mai contenta, spesso scelgo del palcoscenico, tutti dicono brava, 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 io penso oddio, questa nota non era così, qua ho preso un fiato in più, qua ho sbagliato, esatto. Sono quasi, non so, sei molto critica. Sono, esatto, molto critica, perché ho pensato, ad esempio, non so, dopo concerto ho pensato, volevo fare di più, volevo dare ancora di più, volevo, esatto, che questa nota sia perfetta, invece
ho preso qua ma fiato, questa la vedi solo tu. Mi sto punendo quasi nel pensiero, oddio come potevo prendere fiato, come, ma adesso non merito la cena, adesso mi punisco anche. Ti sono... punisci. cosa, esatto. Veramente è importante, veramente essere sempre meglio, migliorare, esatto, sempre, dare sempre di più. Brava, ovviamente messaggio... top non esiste, perfezione non esiste. No, mai. Perché, però bisogna sempre avvicinarsi di più. Bravissima. Un passo avanti, ogni volta meglio, questa è la mia filosofia della vita. Perché non chi non cresce... Non accontentarsi mai, questa mai. Mi piace, questa sì, mi piace sì, tanto, sì. Anche io sono... Anche tu vedo che anche sei... io sono così, sei non molto mi simile, bravissima, vedo, molto brava. Riconosco i miei sbagli, so che sbaglio, so che non sono perfetta, però... Ma sei bravissima, si vede, è grande. Cerco di perfezionarmi. Grande. Piano piano. Bravissima, una grande preparazione, una cosa rara, no, veramente. Diciamo rara. Che su di te dovevo avere 10 pagine, ho cercato di fare grazie, un riassunto. Una grandissima preparazione. Allora, tu hai avuto il modo di lavorare, come dicevamo prima, con molti direttori di orchestra di alto livello, cioè mm-hmm. proprio su questi palchi scenici, le orchestre che ti hanno accompagnato nella tua esibizione, veramente sono dei nomi che anche se li diciamo a casa mm-hmm. sono tantissimi, ma sono anche nomi molto molto importanti. Sì, sì. Come ti sei trovata con loro, collaborare con loro e quali sono state le più belle esperienze che hai avuto in questo senso? Ah, diciamo? Una bellissima cosa ogni volta conoscere grande direttore d'orchestra, sì, oppure attore. Ho notato una cosa, più alti sono di livello, più modesti sono, più normali sono, veramente. Ho conosciuto ad esempio grande Kevin Spacey, famoso attore americano che sì, ha fatto tanti film, mi sembra ha preso Oscar anche, bravissimo. Assolutamente sì. Lei presentava il nostro concerto al Lincoln Center di New York. Era tranquilla, era la prima persona che è venuta da me, prima di concerto, perché io ero molto stressata, è venuta da me e ha detto, tranquilla, adesso andrà benissimo, ti seguo, mi ha annunciato. Ti ha aiutato. Sì, sì, psicologicamente. E dopo concerto, cioè dopo quando sono scesa dal palco, prima è venuta da me, bravissima, bellissima voce, mi ha dato veramente grande energia, un grande attore, perché anch'io gli ho fatto complimenti, ti guarda, sei bravissima attore, perché hai bella dizione, hai vera scuola, perché per me è vero attore... Non è un attore amatore da film, cioè, sì, ovviamente sono anche quelli professionisti, esatto, ma vero attore per me è attore del teatro, che ha vera scuola di recitazione, spesso scuola di Stanislavski, che anche esatto, in Romania l'abbiamo sentito, esatto, avete grandissima scuola anche voi, sì, perché io ho cantato ad esempio... dove ho cantato Teatro l'Opera di Craiova l'anno scorso, grandissima Craiova, esperienza, sì, sì, bellissima orchestra, sì, grande maestro, grandissima regia, sono, sì, è vero, era una donna regista veramente favolosissima, proprio la migliore regia che abbia mai avuto, grande preparazione, sono poi molto... pubblico, poi in Romania bellissima perché viene tanto pubblico giovane all'opera, sì, sì, incredibile, sì, visto più giovani che persone di certa età, vuol dire che c'è interesse per la cultura, no? Popolo molto meraviglioso, bello, grande, sì, grande esperienza lì, poi sono stata a Ploiesti Philharmonic e anche dov'è? Bucarest, bellissimo, e qualcos'altro, sì, ma meraviglioso come esperienza, sì, orchestra, anche sono, violinisti sono migliori nel mondo lì. Grazie. Come violino, grandi. Io sono orgogliosa che sono di origine rumena. Sì, 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 ma grande il popolo. Il mio paese di origine e anch'io sono molto, molto orgogliosa. Bravissima. Che so che sono tanti artisti a livello di grande prestigio, ma a certo, livello internazionale. Certo, certo. Che sono nati nel mio paese. Sì. Hanno trasformato, diciamo, questa in una vera arte, esattamente. Sì, siete come grandi artisti, voi, avete grandi, esatto, talenti e poi avete grande scuola, siete molto seri, buona scuola, apprezzo, esatto, moltissimo. Perché quando scuola è troppo easy, così, va bene tutto, non si arriva da nessuna parte, esatto, cioè si vede scuola rumena ottima perché ho lavorato, siamo sì, diciamo anche noi un po' esigenti, diciamo, brava, sì, brava, una cosa quello che porta avanti la molto musica anche, sì, poi anche cinema, l'arte, giornalismo, l'arte, come bravissimo anche nel giornalismo, anche sì, diciamo tanti settori, sì, sì, sì. Allora Domenica Zamara non è solo una cantante, un soprano come dicevo di grande prestigio a livello internazionale, ma lei è anche l'ambassador della linea cosmetica Mater di Milano. No, poi sì, dopo mi racconterai. Sì, sì. Hai indossato pregiati abiti da stilisti di nota fama internazionale, tra cui anche italiana, Rossi Garbo, Ella Fioron, Marta Jane Alessani. È stata immortalata dal maestro fotografo Stefano Gerardi. Ah, la saluto, esatto, carissimo. La cui foto ha vinto la medaglia d'argento nella categoria Advertising, preso il prestigioso concorso World's Top
Ten Black and White. Sì, che posso dire? Cioè, praticamente volevo arrivarci trovare... anche a questo, perché non sei solo cantante, attrice, perché come dicevo prima, sì, devi avere il ruolo interpretativo sull'opera, sì, in concerto, sul palcoscenico, ma sei anche una modella. Ma cioè, sei oltre la, sono anche fortunata, la tua bellezza già, che comunque è stata immortalata, è uno dei prestigiosi, ha ottenuto anche questo premio importantissimo. Ma sono proprio... felice, perché ma è stato, sì, per caso, cioè, sì, anche adesso non ci sono casi. Abbiamo registrato disco con Maestro Carrocci, grande chitarrista, sì, di Roma. E dopo questa sessione, cioè di registrazioni, lui ha detto adesso facciamo una sessione fotografica con grande maestro, sì, Gerardi, che ha vinto un sacco di concorsi eccetera nel mondo. Infatti abbiamo fatto questa sessione con lui, era così dura, oddio, non ero abituata a sessioni così, per scattare una foto bisognava stare 5 ore e io ero già così stanca dopo registrazione in studio, gli diceva no, qua c'è 30 centimetri, devi girare la testa qua, no, adesso di qua, adesso gamba di là, oddio, per me tu era che non eri abituata, oddio, io odio queste, diciamo, sessioni, non ho, sì, pazienza, una cosa che non potrei mai fare modella, mia modella. Abbiamo qua perché... le foto, abbiamo qua, sì, le, sì, sì, le però foto effetto che c'è grande. Sono state immortali. Talate, sì, esatto, sì, perché infatti è stata sessione per copertina di nostro disco, purtroppo, esatto, qua non ce l'ho, perché mi hai portato la prossima volta qua? Porterò questo disco di musica da film, un po' altro, esatto, che okay, musica da film, questo da film qua, infatti, esatto, questo che è appena uscito. Ascolterò. Invece quest'altro disco infatti molto particolare come copertina, molto molto, sì, strana, però ha vinto un sacco di concorsi a Parigi, a Beverly Hills, qua, ecco, là, perché è piaciuto, molto originale, maestro molto Gerardi, originale, un genio della fotografia. Che fotografia bello, particolare, perché non sono cose ovvie, sono un po' cose geometriche, esatto, l'arte è un po' surreale, particolare, è molto impegnativa per noi musicisti, perché bisogna stare 5 ore per scattare, ecco, una foto, oddio, non uscivo più, non mi facevo non, sei, male, esatto, non entra nell'abitudine, sì, era difficilissimo, io ammiro modelle che riescono a fare, io non riuscirei a fare, è una professione, è un lavoro non facile, è difficilissimo, non è facile, molto io difficile, ho ammiro avuto, molto, io ho avuto nella mia anni fa, prima di dedicarmi di più al giornalismo, alla televisione, anch'io ho fatto qualche lavoretto, diciamo, ho visto, modella, bravissima, esatto, e non è semplice, molto difficile, no, è difficile, sembra facile, ma no, è no, difficile, molto, io ammiro questo, esatto, ragazzo, difficilissimo fare quel lavoro, difficile, esatto, devo dire, sì. Quali sono i tuoi progetti futuri, diciamo così? Sì, sì, sì. Diciamo in due parole. Sì, due, sì. Due parole. Maggio, dai, sarà molto pesante per me, pesante a livello di viaggi. Infatti, sono felice, sì, di essere con te oggi, perché sì, bellissimo, mi hai caricata di energia, perché fra un po' parto. Vedrai che carica ti serve. Già sento, wow. Esatto. Bellissimo. Allora, giorno 2 di maggio parto per, sì, Tenerife per due concerti. Sì. Una cosa bellissima, perché sarà presente anche sindaco delle, sì, Tenerife, viene anche vescovo di Roma. Ecco. Tanti personaggi, canterò due concerti lì. C'è. Organizzati da Fabio Bevilacqua, grandissimo maestro con, esatto, quale collaboro. Esatto. Poi subito dopo lì parto per Vienna, sì, a Vienna faccio un concerto giorno 6 di maggio, sì, lì eseguirò arie di Mozart, di Bellini, di Chopin, ma anche questa premiera mondiale di Maestro Bedetti, bellissima aria, che bello. Poi da lì parto per la Polonia, giorno 10 di maggio abbiamo un concerto vicino a Varsavia, in teatro, esatto, e porto anche lì due grandi artisti italiani, perché ogni tanto mi capita che ad esempio posso scegliermi pianista, sì, artista, quando ci sono fondi, possibilità, sì, questa volta porto Maestro Cominetti, grande virtuoso italiano, pianista e organista, e Maestro Ceccomori, ecco, flautista di Assisi, lì poi da lì vado, torno in Italia per due concerti, uno verso Milano, uno verso Bergamo, mi sembra Albino. Una linea di concerti, sì, che ti aspettano, sì, i telespettatori, sì, sì, non vedono l'ora di sentirti, grazie, venite e poi New York, poi questo New York poi... famoso, più difficile per me perché lì sto studiando tantissimo, di più New York, poi Sorrento, prima volta canterò a Sorrento, non sono mai stata, sei stata? Che bello. No, bello, non sono stata ancora, sentito neanch'io, che bello, però allora domenica starei con te ore e ore, raccontare, grazie, anch'io, tutto sicuramente, grazie, sarà un'altra opportunità
opportunità, volentieri. Sicuramente un altro momento. Grazie, grazie mille. Io ti ringrazio di cuore che grazie sei stata cuore. La mia ospite, la nostra ospite qui nei nostri sono studi onorata, grazie. A Brescia. Ti auguro con tutto il cuore una carriera già fantastica che ce l'hai, grazie. Ma ancora più, più diciamo ai livelli già non so quale più alti perché li hai toccati tutti. No, c'è sempre di ti più. Ti ringrazio tantissimo, ripeto, per l'invito e grazie. Per il fatto che sei venuta qui nella mia trasmissione Un Volto, Una Voce. E grazie di cuore a tutti i miei telespettatori a casa che seguono sempre la trasmissione. Grazie, grazie alla regia di Alessio Crea e Tiziano Gregori. Bravissimi. E niente, grazie di cuore a tutti. Grazie. Alla prossima. A presto.